Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati a Sport Life, questa rubrica nella quale andiamo a conoscere i grandi personaggi dello sport e non solo in Friuli Venezia Giulia. Questa settimana mi fa molto piacere avere qui in studio con me Pier Cesaratto. Ciao Pier. Ciao. Per tutti coloro che sono abituati a navigare su internet, a seguire blog, a guardare filmati, Pier è sicuramente una persona già conosciuta. Però io, Pier, tanto benvenuto a FVG Sport Channel, ti do solo un input. Pedalando mi perdo. Spiegaci la tua iniziativa. Allora, la mia iniziativa nasce da un anno a questa parte, quando iniziai a pedalare, fare le prime pedalate in Friuli e abbandonando l'uso della macchina o comunque di mezzi motorizzati, se non quelli pubblici. E piano piano mi sono reso conto che potevo andare tranquillamente in giro, percorrere anche grandi distanze, si parla comunque dai 50 ai 100 km anche quotidianamente, e piano piano si è fatto largo in me il pensiero della possibilità di questo lungo viaggio. E quindi pian piano si è concretizzato, e quindi partenza da Gorizia il 28 luglio. È stato 2013, sì, ricordiamo. Quindi l'estate scorsa. E partenza da Gorizia, poi successivamente Lubiana, Zagabria, Budapest, Bratislava, Vienna, Praga, Berlino, Amsterdam, Liegi, Lussemburgo, Parigi, Andorra, Barcellona, e poi il ritorno attraverso la Costa Azzurra fino a Genova, Milano e via a casa fino a Cividale, con una grandissima accoglienza da parte di veramente tantissime persone che non mi aspettavo. E noi ce l'avamo tra l'altro anche quella piovosa mattina a Cividale del Friuli, che chiaramente arrivando a Cividale ti sarai anche detto: ma cosa, chi me l'ha fatto fare ad entrare con questo? Una parte di me mancava un po' Cividale, quindi la pioggia friulana non è che mi abbia sconvolto molto, anzi, diciamo che vi ha fatto quasi piacere, per assurdo. Pier, è chiaro che questa tua iniziativa si inserisce in un progetto più approfondito, no? più grande sostanzialmente. Ci puoi rivelare quali sono le tue ambizioni e perché hai scelto proprio di fare questa? Allora, il mio progetto è nato come viaggio singolo, in realtà poi si è strutturato nel tempo a seconda di quello, insomma, che vedevo, anche le possibilità che si dimostravano fisicamente, insomma, in me. E è un progetto pluriennale che ha avuto come trampolino di lancio questo primo viaggio, e che appunto si tradurrà poi in una tesi che vorrei fare sul viaggio sportivo e la dieta vegana che io pratico. Poi, insomma, sì. E il prossimo viaggio, quello che farò quest'estate con partenza il 2 luglio, partirà, diciamo, da New York attraverso tutti gli Stati Uniti del Nord, un bel coast to coast attraverso Chicago, Seattle, e poi da Seattle a sud fino al Messico. Tutto in bicicletta, ricordo. Tutto in bicicletta. E niente, sono circa 8.000 km questo giro, sicuramente più difficile dal punto di vista degli spazi, anche perché lì sono, soprattutto nelle zone centrali, grandi spazi di niente, se vogliamo, no? Campagne, sì. E lì il discorso cibo, acqua sarà veramente complesso, infatti dovrò organizzarmi diversamente rispetto a quest'anno. Parliamo dell'aspetto motivazionale, Pier. La tua è una volontà di dimostrare che si può fare qualcosa. Sì, il mio obiettivo è far vedere alle persone che il movimento è alla base sicuramente della felicità. E oltre alla felicità, il movimento, proprio salute, cioè anche in seno a quello che è il mio corso di studio, il corso di laurea in scienze motorie, vorrei far capire alle persone che invece di prendere la macchina in un giorno di sole per fare 5 km per portare i figli a calcio o a fare comunque palestra, andate con loro in bici. Ovviamente il problema del tempo, c'è poco da fare, la nostra società è quello che è, no? Ci spinge, sì. Però insomma, se abbiamo il tempo, accompagniamoli, facciamo qualcosa, dimostriamo a loro che già noi in primis vogliamo far sport con loro. Cioè, perché il bambino, cosa vuoi, vorrebbe giocare, però se lo cresciamo davanti alla televisione è chiaro. Che tipo di feedback hai in questo periodo, in questi mesi, dopo il viaggio, prima magari e anche dopo, e soprattutto dopo il viaggio? Che
Quali sono stati i feedback che hai ricevuto? Sicuramente positivi, sono più che altro curiosità e voglia di scoprire il mondo dai miei occhi, la ricerca di sensazioni che non gli appartengono, perché comunque ovviamente le persone vivono la propria vita qui e tante persone mi dicono: cavolo, è il mio sogno fare quello che hai fatto tu, vorrei provarci anch'io, ma quello che dico è provateci, perché alla fine io penso di aver dimostrato anche soprattutto a me stesso, perché la sfida era comunque lanciata verso di me, il primo viaggio, che è possibile, ovviamente con una preparazione adeguata, ma è possibile. Ora io approfitto per lanciare questa nuova sfida anche a voi col secondo viaggio e provateci, perché è possibile. Non so, mi metto nei panni di un telespettatore o di un internauta che ci segue attraverso la web TV che dice: voglio andare anch'io, è possibile aggregarsi al tuo viaggio? Allora, io personalmente sono un amante delle sfide con me stesso e basta, però in futuro non si esclude. Io vorrei fare, anzi ho già lanciato questo invito sulla mia pagina Facebook, appunto Pedalando Mi Perdo, anzi per chi volesse darmi un mi piace o scrivermi qualcosa, anche qualche domanda sono sempre disponibile. In questo periodo che mi separa dalla partenza, vorrei fare, io comunque mi alleno e per allenarmi giro spesso in bici, per cui perché non fare dei piccoli viaggetti, se non appunto degli spostamenti insieme, no? E quindi mi aggrego, adesso che poi c'è la bla bla car, no? Che si sente per risparmiare, sì. E perché non la bla bla bike, no? Ci mettiamo lì insieme, ognuno di noi deve fare, che ne so, Cividale Udine, Udine Lignano, quando è la bella stagione, perché non farlo insieme? Tu sei di stanza a Cividale, no? Abiti... Io sì, vivo a Cividale. Tu vivi a Cividale. E quindi la pagina Facebook, abbiamo messo anche il link in sovraimpressione, per cui è chiaro, sarà facile reperire. Hai parlato di dieta vegana, sì. La curiosità di me, che faccio un po' il telespettatore curioso, è: dieta vegana che cosa impone, quali sacrifici ti impone, tra virgolette, e quali vantaggi che puoi trarre invece da questa dieta? Beh, direi senz'altro mi sento più leggero, più... non so, anche stabile nel mio corpo, non saprei come definirlo. Sicuramente, beh, intanto spieghiamo, cioè dieta vegana vuol dire non mangiare carne e derivati, però è anche una questione più importante, una sorta di rispetto per gli animali, per diciamo la pace in generale, io trovo. E questo mi fa sentire davvero bene nel mio corpo e nella società in cui vivo, per il modo in cui io la vivo. Perché ovviamente essere vegani è anche difficile, perché anche se vuoi in qualunque cosa tu compri, qualunque cosa tu fai, c'è qualcosa di animale dentro, di sfruttamento e anche delle persone. Sì, è una società così. Comunque io di mio cerco sempre di dare questo messaggio di pace, di armonia. Ecco. Sì, specifichiamo anche un altro dettaglio, perché magari qualcuno potrebbe non capire o non voler capire. Vegetariano è una cosa, no, vegano vegetariano vuol dire che mangi comunque uova, derivati del latte, invece vegano niente, insomma. Perché, insomma, sai, qualcuno diceva: rinuncio alla carne e mangio le sì, uova. Sì, che poi non è solo verdura, proprio... cioè, perché si pensa. No, in realtà è molto più complesso. Ovviamente se seguita nel modo giusto, quindi molti legumi associati poi a cereali e quant'altro, e poi anche buonissime soluzioni tipo il seitan o il tofu. Sì. Comunque, insomma, è validissima. Se non altro, penso di averlo dimostrato con l'ultimo viaggio, che almeno facendo sport è possibile anche... mantenere una dieta vegana. Mi piace molto l'aspetto personale. Perché hai scelto di, uso questo verbo, abbracciare la scelta vegana? Mi piaceva l'idea, proprio come ho spiegato prima, del vivere... Cioè, che cosa che ti ha fatto scattare la molla? Ma in realtà curiosità all'inizio. Curiosità. Allora, all'inizio molto curiosità, perché comunque nel tempo, visto che molti amici avevano abbracciato, se non altro, la dieta vegetariana, e così ho deciso di provare a sentire come cosa potevo provare a livello proprio fisico. Mm-hmm. Sicuramente più leggerezza, mi sentivo più bilanciato, e cosa che magari prima mangiando
altre cose, magari cibi più grassi, mi sentivo più appesantito. E ora io non sono uno di quelli che va dalla gente a dire non mangiare carne, però comunque sicuramente il mio stato d'animo è più calmo, non so come dire, mi trovo più a mio agio con me stesso e col mondo in cui vivo. A proposito di essere a tuo agio con il mondo, mi è piaciuto molto l'aspetto che, almeno seguendo il tuo blog durante il tuo viaggio l'estate scorsa, curavi sul territorio che ti circondava. Hai detto di aver scoperto posti meravigliosi, tra l'altro anche vicini a casa. Sì, per assurdo, e so che magari tante persone dicono cioè adesso arriva lui e ci racconta le bellezze vicino a casa, però per assurdo dopo aver girato tutta l'Europa mi sono proprio reso conto con estremo piacere che il Friuli e la vicina Slovenia sono veramente dei posti meravigliosi. La natura che ci offrono, se vista nel modo giusto e vissuta correttamente, quindi con un mezzo che la valorizzi come la bicicletta o le camminate, possono essere veramente una fonte di estremo rilassamento e proprio piacere personale. Salutiamo, a proposito, siccome parli di bicicletta, salutiamo Renato Buffon, so che ci sta seguendo, che ti ha fornito anche le biciclette. Mi ha fornito dell'ottima attrezzatura e tra l'altro è una persona squisita, anche perché mi dava consigli, cioè, nel senso, ma proprio per piacere personale. È una persona squisita, saprei come definirla. Apri una parentesi, se volete andare a Montegliano nel negozio di biciclette di Renato Buffon sicuramente troverete tutto ciò che può servire per godere di un viaggio in bicicletta fatto bene, come Pier può dimostrare. Perché la bicicletta? Cioè, allora, innanzitutto il fatto è che comunque è un discorso legato allo sport, quindi la bici è un modo per esprimersi a livello sportivo. In più la bici io trovo che, a differenza dell'andare a piedi o andare in macchina, sia quel compromesso giusto tra lo spostamento rapido e il vivere la natura sentendola, quindi ti permette di sentire questi odori che magari non sempre sono molto piacevoli, soprattutto in campagna, però gli odori, i colori, di vivere il tempo in maniera espansa, quindi ore all'aria aperta che possono tradursi in perdersi nello sguardo di un tramonto, perdersi in questi uccelli che passano, sentire i suoni, la cascata, sentire il cinguettio, cosa che ovviamente non ti permette la macchina. E andare a piedi forse però ti rallenta troppo, ecco. Quindi la bici, il giusto secondo me, sì, perfetto. Abbiamo parlato del tuo viaggio del 2013, concentriamoci, l'hai già in realtà citato, nel 2014 punti Stati Uniti, quindi coast to coast, dalla costa atlantica nord, quindi Chicago, Seattle, quindi tutta la cordigliera nord, e poi giù verso Los Angeles. Stati Uniti è un paese che ti dà anche la possibilità di vivere, di viaggiare abbastanza facilmente all'interno del territorio, no? Sì. Però ci sono delle difficoltà, prima fra tutti il budget che devi cercare per fare approfitto anche oggi che sono qua per rilanciare l'invito, perché volesse aiutarmi concretamente. Tutto è ben accetto, io ovviamente sono alla ricerca di un aiuto per crearmi la possibilità di fare questo viaggio, di dimostrare alle persone che è possibile, di rilanciare lo sport. Ovviamente essendo io uno studente non ho grandi entrate, spero di trovare persone che possano aiutarmi in questo, insomma, sarebbe un bel sogno. Certamente te lo auguriamo e nel nostro piccolo cercheremo di darti una mano anche in questo senso. Pier, Stati Uniti è il secondo viaggio, mi parlavi di una trilogia, insomma, uso questo termine, concedetemelo. Un progetto pluriennale. Un progetto pluriennale. Il progetto che inizialmente nasceva come un unico viaggio, poi ho visto che poteva essere trasformato in una complessa tesi, tutta su misura, costruita da me, ecco, tutta sui miei viaggi. E quindi da qui l'idea di un progetto pluriennale di viaggi sempre più difficili o comunque complessi che possano
costruire qualcosa a livello proprio anche per il mio futuro, se vogliamo. Quindi adesso magari l'Europa, quest'anno il Nord America, il prossimo anno, l'anno dopo chissà, speriamo il Sud America o l'Asia, poi magari l'Australia, un modo per me di viaggiare ma anche per costruirmi un futuro magari nel cicloturismo, chi lo sa, e poter dimostrare sempre di più che una dieta vegana non pregiudica lo sport anche a livelli importanti e dimostrare alle persone che muoversi e viaggiare, uscire dal proprio paese, scoprire il mondo non è pauroso come può sembrare, insomma. Al di fuori dell'Italia hai trovato persone con maggiore o minore sensibilità riguardo a questi argomenti? Allora, io ho trovato persone che non... No, nessuno mi ha mai giudicato, ecco, se vogliamo dirla. Ero spesso una novità in casa, tante persone comunque mi ospitavano a cena, io comunque ovviamente nel dire a persone che mi ospitavano dal nulla che ero vegano magari ogni tanto, pur essendone comunque orgoglioso, era comunque un problema, perché una persona ti ospita dal nulla e fare anche il prezioso dicendo no, non posso, non puoi mangiare. Immagino che se vai in certi paesi, sì, non so, l'Ungheria per dirne uno, sì, ma più che altro è il nord della Germania, dove il maiale la fa da padrone, insomma, la carne, i grassi, sì. Per dire, una volta sono entrato in un panificio, ho chiesto del pane senza strutto e mi hanno guardato e mi hanno detto non ne abbiamo, c'era tutto un muro pieno. No, no? E mi è sembrato strano, no? E, sì, anche lì, però comunque è molto servita dal punto di vista vegana la Germania, sì. L'unica cosa è che devi andare in negozi specializzati che si trovano nelle città, solo che io viaggiando in campagna non ne trovavo molti, alla fine mi ritrovavo a rubare mele dagli alberi dei contadini. E a livello di infrastrutture, in Italia la situazione piste ciclabili o comunque strade dedicate a chi voglia correre in bicicletta, ma anche a piedi, in questo momento è abbastanza complicata. Uso, sì, questo termine e la chiudiamo qua. Al di fuori invece com'è? Beh, diciamo che Nord Europa è molto, molto bello dal punto di vista ciclabile. E, boh, non sto a citare l'Olanda, mai l'ho citata, però vabbè. Però mi sembra un chiaro esempio di una società che fa dello sport e della salute il proprio punto di riferimento, anche negli spostamenti quotidiani. Ho visto veramente cose bellissime, anche bambini, genitori, tutti in bici, maestri, anche gite scolastiche, cioè maestre delle elementari che portano i bambini tutti in bici. Qui non è possibile, io rilancio l'invito ai comuni, a comunque le province, anche la regione, di valorizzare questa cosa, la possibilità di spostamenti, perché tanto spesso io noto, cioè alla fine vedi la pista ciclabile e un ciclista che va nella strada, no? E tutti quanti gli dicono su di tutto, no? Ma vai sulla pista ciclabile, poi in realtà la pista ciclabile è piena di radici che hanno rotto il manto stradale, quindi in realtà andare in bici a velocità comunque elevate, dai 20 ai 30 km orari se non altro, è impossibile, cioè ti rompi e cadi, no? Allora Se il comune o la regione in primis non ti dà la possibilità di viaggiare in sicurezza, io mi chiedo come le famiglie possano voler portare i bambini in bici, per esempio, no? Sì, sì. Sì, quindi è ovvio che se ci sono le strutture, le persone anche possono dar sfogo alla propria magari anche voglia di vivere, no? La bici. Se non ci sono, ci dobbiamo accontentare, insomma, di quello che c'è. Difficoltà spiccia del ciclista, avendo io, adesso si vede che non vado più in bicicletta, però in realtà da giovane correvo parecchio, facevo il Friuli, l'ho fatto tutto. Sei lì in salita, cioè in salita, cosa pensi? Perché dici, ma chi me l'ha fatto fare? Beh, il anche pensiero... perché non vai via leggero, immagino che tu abbia un zaino. Allora, la mia bici pesava intorno ai 60-65 kg, appunto, compresa, sì. Cioè bici più borse. Il problema è forse l'incoscienza del primo viaggio era che avevo le bici solo, le borse solo dietro. E questo mi appesantiva tantissimo in discesa, cioè in salita. E sicuramente il pensiero del chi me l'ha fatto fare in un viaggio del genere ti viene, cioè, spontaneo, ma è molto spesso in realtà. Le difficoltà poi si sommano e ce n'è sempre di nuove, spesso anche in concomitanza di altre. Però sì, beh, ricordiamo appunto la salita sui Pirenei, insomma, il passo quello per andare su ad Andorra, che era 2408 metri, una roba tipo 37 km in salita, con il peso della bici non sono stati facili. Però dai, più che altro la pioggia è un bel problema.
Vabbè, ma in questi giorni in Friuli penso che tu ti sia abbondantemente allenato anche sotto questo punto di vista. Sì, diciamo che ho cercato di stare il più fermo possibile, però comunque se quando è veramente eccessiva è pesantissima. La pioggia non ha rimedi, perché comunque, soprattutto in un discorso di viaggio, magari finché fa caldo, vabbè, non è un problema, cioè anche se sudi, comunque la roba che hai sudato la lavi un attimo in un fiume, per esempio, la metti a stendere, un'ora dopo è già asciutta, non è un problema. Ma quando piove il primo giorno e tu ti cambi e hai comunque il cambio pulito e asciutto, e poi il giorno dopo piove, ma ti cambi, piove, ti cambi, piove, ti cambi, poi continua a piovere, tu fermo non puoi stare, perché comunque magari piove per altri 3 giorni, non puoi perdere 3 giorni in una tenda. Però e quindi ti devi mettere il cuore in pace e andare avanti con roba completamente bagnata, come mi è successo per 2 giorni di fila in Francia, per esempio. Cioè pioveva da una settimana, alla fine al sesto, settimo giorno, sì, col rischio di ammalarmi di nuovo, è stata veramente brutta. Domanda tecnica fatta magari da uno studente universitario che dice, ok, ma quanti crediti riesce a mettere insieme con questi tipi di... No, crediti niente, perché comunque non fa parte di un'associazione, cioè non è finalizzata ad imparare, se vogliamo. Quindi è solo ed esclusivamente per la laurea finalizzata. Sì, beh, che poi comunque è una crescita personale, io la vedo come... Cioè, magari qualcuno mi ha detto, ma più che altro ovvio che perdi una sessione di esami andando, no? Perché comunque scienze motorie lo darebbe a settembre. Io dico, preferisco cercare di fare un anno in più, ma vivere una vita per come vorrei viverla. Non so come dire, ovvio che dice, cavolo, quei genitori che ti pagano. Allora, per questo io cerco anche di raccogliere gli sponsor. È un progetto che va dalla mia laurea in scienze motorie all'opportunità di lanciare un messaggio, no? Uh-huh. È tutto un insieme, insomma, definirlo. Siamo in chiusura. Pier, c'è un qualcosa che riguardo a queste tue iniziative non hai ancora detto e che vorresti sfruttare adesso il momento per dire? Un sogno nel cassetto, piuttosto che una critica, piuttosto che un complimento a qualcuno? No, io vorrei veramente invitare le persone a mettersi alla prova. E solo questo, voi potete farcela. Io l'ho dimostrato a me stesso dal nulla. E soprattutto questa è la base di tutto, secondo me. E magari scrivetemi le vostre sfide. Appunto, un complimento tra l'altro a Massimo Leopardi, un caro amico di Veggie Channel, che è il canale, diciamo, web TV vegano, che anche lui ha fatto la sua sfida di ritornare in forma e partecipare ai campionati di Tuffi Master quest'anno, e ce l'ha fatta. E tra l'altro, appunto, approfittando della sua sfida, io rilancio la mia per quest'estate. Quindi un complimento a lui e un grazie a te per questo spazio, e soprattutto mettetevi alla prova e magari scrivetemelo, tutto qua. Prometti che torni a trovarci prima di partire? Anche prima e anche dopo. Molto bene, allora ti aspettiamo, ti auguriamo, facciamo un grande in bocca al lupo per tutto, e grazie a Pier Cesaratto, complimenti. Grazie. Davvero. Pedalando mi perdo. Pedalando mi perdo. Spero che abbiate apprezzato, come ho apprezzato io, questo spazio. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima occasione. Ciao. Thank you.